le cartacce per terra, abbiamo un parco per vedere poi dei cestini. Per esempio qua ci sono e quindi se a destra, forza ragazzi, forza! Yeah!
riesce a scaricare. Il secondo, mi sono perso, e poi Giuseppe Tone intanto, e ancora Brachi con la maglia dei, poi abbiamo un veteran all'interno, il invece in tanti quest'oggi all'arrivo sul nostro Cartellini qua, e i giudici ritiro, proviamo a spostarci qua in zona, quella della Stracarrara, la prima donna, ce l'abbiamo, ma qui non ci possiamo distrarre un attimo, ecco, si parte la prima donna, eccola qua, la salutiamo, Veronica Vannucci, veramente una grande presa da muovere, casomai in zona per Cosa Atleti, ci siamo ancora, la maglia è quella dell'Atletica Castello e poi quella delle Panche con Mattia Treve che va a chiudere. Ci siamo veramente gli amici di Castelnuovo, perché fra le cose perse, eccolo qua, Samuele Oscar Cassi. Intanto l'arrivo di Caccioni e anche l'arrivo della seconda donna che si chiama Sara Colzi. Arrivo la seconda donna insieme a Riti per vedere se ritroviamo il possessore. E Gori Manuel saranno a correre, ci proviamo. Chi parla intanto? Vediamo una volata fra i randaggi e la stanca in questo caso, l'arrivo ancora di Babbo Falasca in questo caso. Eh sì, signori, ce l'abbiamo. Terza donna Elena, braccia su, alla grande, ce lo fai. Bel ristoro. Sono le due cose. Uno l'abbiamo dato per al femminile sul nostro bracciato. Guarda che bella presenza femminile che sta arrivando, eh? Zitta, alta posizione la, che come sempre lei non è venuta qua per stare in vacanza, ma è venuta per conquistare la ressa qua all'arrivo, questo è importante. Sono arrivati tutti abbastanza sfilati e intanto ci fa veramente piacere
vedete quelle che sono, e là, Meone ci porta sempre un altro. E allora, no, no, non è il solito, intanto Sergio Gelli, qui è uno, e poi Gori Manuel, abbiamo i loro cartellini della WISP da, che gli consegneremo sull'arrivo. Ancora arrivi sul nostro treno. No. Premio di partecipazione lo potete ritirare già da subito, subito a destra, a sinistra, pardon, all'ingresso, mentre tra poco potete ritirare anche il premio di categoria. No! Che di... Ragazzi, questa è veramente... Dove sono? Allora, Stefanini e Rosati, dovete venire qua, perché siete andati a comprare le scarpe nuove per battervi l'un l'altro. Sì, è che lui è andato dopo di me e ha preso quelle nuove malafranti. Ma è vero? L'ho anticipato, l'ho detto, sono andato dopo, io sono andato prima, l'ho fregato. Ah, ha preso quelle meglio, ha preso quindi. Vabbè, ma si vede anche al colore, si vede che sono... Si vede a Stefano di fare una parte... No, competitiva, tanti sono qua, mentre arrivo in questo momento con la maglia dell'Atletica Casa. Ancora un arrivo al femminile, qui la maglia è delle Torri. E poi Olmi ancora, e poi la Stanca, ce l'abbiamo un po' di atleti che stanno concludendo anche quella parte femminile, veramente tante le donne presenti alla stranotturna di Agliana questa sera, proprio per tutta con una pasta, cos'è? La matriciana classica? La matriciana vegana? La matriciana vegana sarebbe un'offesa alla matriciana. E poi ancora le salsicce, i crostini, vino, acqua, insomma tutto quello che volete, con l'arrivo della nostra stranotturna che si sta piano piano completando, si sta portando, e tra poco vedremo anche l'affollamento verso, siamo nella parte non competitiva. Moreno stasera si batte la fiacca dell'alcol ancora che di sabato scorso, mentre stanno arrivando, continuano ad arrivare i nostri atleti. Proviamo, riproviamo, tanto l'ufficio cartellini smarriti, Sergio Gelli, sono i due cartellini che abbiamo ritrovato nel tesseramento WISP. Silvana De Pasquale è lei che va a chiudere, guarda come sono gioiosi loro due, fantastici, mi piacciono, vedi questi arrivi, fatto con due di salsicce, andiamo, è grande, andiamo, ce l'abbiamo, i nostri amici, eccoci qua con ancora, i nostri amici, si sta scherzando, intanto l'arrivo di Giulia Ciampi per la parte femminile. Per quanto riguarda la parte di consegna dei cartellini, vediamo un po' cosa arriva al micro, come arriva, perfetto. Il padre Pasquale è la prima delle veterane, ora aspettiamo anche di consegnarne le altre. Viene Gemolo, è rimasto la prima donna argento. Argento ce li abbiamo argento. Confermami, lo dico a tutti, perché dopo guardano il GPS, ogni tanto sono meno di 10 km, l'abbiamo detto in partenza, non sono 10 km esatti, sono 9,6, 9,7 più o meno, quindi questo è il percorso misurato, perché dopo 9,6,40 è il percorso che Silvano ha misurato perfettamente, 9,6,40 è il percorso ufficiale, quindi tutto quello che dicono i vostri GPS non lo stiamo a sentire. Penso al parco Primo Maggio a sinistra, lì c'è anche gli amici, sono anche gli amici di Piemonte al Caffè che vi daranno.